Padre Franco Mosconi, arcivescovo di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, oggi a Peschici per Sant'Elia, in piena estate. Qual è il messaggio che si sente di rivolgere a quanti hanno scelto anche quest'anno il Gargano per le vacanze, nonostante tutti i problemi? Io dico che la festa patronale ha due funzioni essenzialmente, ha una funzione religiosa e quindi deve farci risentire le parole del Vangelo e farle sentire anche a chi magari si accosta raramente o per motivi magari anche folcloristici ogni tanto alla Chiesa. E la seconda motivazione è di carattere civile, le feste patronali dicono qualcosa dell'identità locale, dell'identità della città e dell'ambiente e questo va sempre mantenuto in vita, perché se c'è un'identità buona c'è una legalità e c'è una politica buona e c'è un'amministrazione, c'è una crescita della comunità. Ecco, quindi spero che le feste patronali del Gargano, che sono molte, siano fermento, ecco, di identità e di legalità. Chi è in vacanza invece cosa si sente di dire? Beh, a chi è in vacanza che questo luogo parla da sé, che questo ambiente è una cattedrale del creato, che questo ambiente dice la bellezza sia del mondo che anche della gente, del popolo, perché l'arte è costruzione di un'identità popolare, mentre la bellezza naturale ci viene donata, l'altra viene creata da noi e siamo responsabili di entrambe. Gustare l'uno e l'altro credo sia una dolce occasione da mantenere e da vivere. Sta girando un po' tutto il Gargano, ormai lo conosce bene, che idea si è fatta? Che idea che mi sto facendo, insomma, dire di conoscerlo bene, direi che mi sta illuminando bene, mi sta riempiendo gli occhi delle sue meraviglie, mi sta riempiendo anche il cuore di tante relazioni, questo sì, mi sto rendendo conto che è un ambiente delicato, è un ambiente da proteggere e molte volte da proteggere da noi stessi, perché se si rovina non è che ce lo rovinano gli altri, siamo noi che lo amministriamo male o lo sfruttiamo invece di custodirlo.